Vi presento Magic Cooker, un rivoluzionario sistema di cottura pratico, veloce, economico e soprattutto salutare. Magic Cooker sostituisce alcuni elettrodomestici in cucina, come la friggitrice, la vaporiera, il grill, il tostapane e addirittura il forno. Magic Cooker funziona in questo modo, attraverso questi fori definiti i fori di Venturi. Si può poggiare su qualsiasi tegame che abbiamo a casa nostra e su diversi diametri. Infatti questo è un diametro 27 che io lo posso mettere sulle pentole da diametro 16, 17, 18, insomma, fino al 26. Ma come funziona questo rivoluzionario sistema? Bene, appoggiando Magic Cooker sul nostro tegame abbiamo un'espulsione di vapore in eccesso e una ricaduta di liquidi all'interno. Questo favorisce una temperatura costante su entrambi i lati e una riduzione dei tempi di cottura. Inoltre Magic Cooker cucina tutto a basse temperature. Magic Cooker non cucina al di sopra dei 97 gradi e quindi tutto ciò che noi mangiamo è sicuramente più digeribile e più salutare. Vediamo come fare una frittura di pesce direttamente sul gas, quindi senza l'utilizzo della friggitrice e soprattutto riducendo l'80% degli odori in casa, senza schizzi e soprattutto una frittura salutare. Vediamo come facciamo insieme. Utilizzo una pentola alta, le nostre pentole, i nostri coperchi vanno bene su qualsiasi piano, quindi gas, vetroceramica, induzione, piastra elettrica. Ho preparato dei calamari, quindi calamari freschi, e vado ad infarinarli come si fa di consueto, ok? Quindi non devo andare fuori al balcone per non far sentire i cattivi odori e anche la frittura diventerà un piacere. Quindi vado a sistemare direttamente in pentola il nostro pesce. Guardate che semplicità e che velocità. Ecco qui, abbiamo scelto un pesce, un calamaro fresco, che è veramente una delizia al palato. E andiamo a mettere l'olio, qualsiasi tipo, anche se io gradisco quello di arachidi, che va a coprire proprio come se fosse una friggitrice. Olio freddo, sì, avete sentito bene. A immersione, appoggiamo il nostro Magic Cooker e mettiamo sul nostro gas. Per la frittura adoperiamo sempre una fiamma alta. Quando comincerà ad uscire il vapore, vuol dire che è partito il processo di frittura. Quando invece comincerà a scoppiettare, vuol dire che il nostro pesce è cotto. Mi raccomando, durante la frittura non dovete mai alzare il coperchio Magic Cooker. Perché? Perché noi friggiamo a temperature al di sotto dei 97 gradi, quindi l'olio non brucia e non sprigiona quella sostanza che è la croelina, che è dannosa per il nostro fegato. E quindi una volta a settimana possiamo inserire una sana frittura fatta a casa con le nostre mani e con un sistema di cottura assolutamente pulito e salutare. Ecco, è partito il processo di frittura nell'arco di 3 o 4 minuti. Vedete, qui sta fuoriuscendo il vapore, un vapore distillato che non unge, soprattutto non si sente nessun cattivo odore in casa. Adesso voglio controllare all'interno. È molto semplice, la cosa importante è spegnere la fiamma. Quindi spengo un attimino, lascio decantare questo vapore che nel frattempo non ingrassa il nostro piano cottura e quindi rende piacevole la nostra frittura, e sbirciamo all'interno, spostando il coperchio sempre in maniera orizzontale. Ecco qui. Siamo a metà cottura, sta andando tutto alla perfezione. Io riaccendo, sempre con la fiamma alta, non la devo mai toccare, e quando sentirò lo scoppiettio vuol dire che sarà pronto e insieme vedremo il risultato. Ecco, sentite questo scoppiettio bello forte forte? Vuol dire che la nostra frittura sarà pronta e insieme vedremo il risultato. Spengo la fiamma, aspetto qualche secondino che decanti
e vi ricordo che abbiamo fritto a 97 gradi e non di più. E questo ci permetterà tra poco di fare un'altra magia, perché appunto non vi è la trasmissione dei sapori. Vediamo il risultato insieme. Eccolo. Perfetto. Croccante e asciutto. Mamma mia che delizia! Mamma mia che croccantezza! E che olio pulito! I nostri calamari freschi. Veramente una delizia. Sentite qua, belli belli, asciutti asciutti, croccanti croccanti e con zero odori. Nello stesso olio, proprio perché abbiamo fritto a basse temperature e quindi non si trasmettono i sapori, facciamo una magia. Andiamo a mettere delle patatine congelate e vi dimostrerò che non c'è alcuna trasmissione dei sapori, cioè la patatina non avrà il sapore del pesce. È molto molto semplice. L'importante è che l'olio vada a coprire l'alimento e soprattutto utilizziamo sempre una pentola alta. Riaccendiamo a fiamma alta e seguiamo la stessa procedura. Uscirà del vapore, vuol dire che è partito il processo. Sentiamo lo scoppiettio, vuol dire che le nostre patatine, che non avranno il sapore del pesce, saranno cotte. A tra poco l'effetto wow. Sono trascorsi circa 3 minuti e guardate qua, fuoriuscita di vapore distillato pulito. Vuol dire che anche le nostre patatine sono partite in cottura. Voglio controllare all'interno perché la curiosità è di tutti quanti. Cosa faccio? Spengo, aspetto qualche secondino che decanti questo vapore distillato che, come dicevo prima, non unge, non schizza e soprattutto non si sentono odori, quasi come se stessero dentro delle saponette. Controlliamo. Ecco qui. La frittura sta andando alla perfezione, quindi riaccendo, mi raccomando, la fiamma sempre alta, e quando lo scoppiettio aumenterà vuol dire che le nostre patatine fritte sono pronte. Vai. Ecco qua, avete sentito lo scoppiettio? Le nostre patatine sono pronte. Ecco qui, facile e veloce. Che meraviglia! Un fritto croccante e asciutto. E guardate la qualità dell'olio e la quantità è rimasta tale. Mettiamo un goccino di sale. Ecco qui. Guardate, l'olio la stessa quantità, non ha assorbito nulla. Le nostre patatine e il nostro pesce con Magic Cooker senza la trasmissione dei sapori. Buon appetito!